Appena terminato l'incontro Madone Calcio 5 contro l'arredamento Cortinovis 94, chiediamo un parere al portiere del Madone Calcio 5 e vediamo intanto le sue stupende parate. Sì, è stata una bella partita, nettamente dominata da noi, ma gli avversari purtroppo hanno avuto la meglio con due eventi particolari. Purtroppo abbiamo perso, però abbiamo giocato molto bene, i nostri due gol sono venuti su due buone azioni, ci riteniamo i dominatori di questa partita e la prossima la vinciamo. Passo il microfono al mio grandissimo amico Andrea che intervisterà il bomber della serata. Adesso intervistiamo il numero 10 Nicolas Rosselli e riguardando i suoi gol e le sue azioni chiediamo un commento anche a lui. È stata una bella partita, dominata da noi, un errore del portiere ci ha fatto subire un gol, però buona prestazione della squadra. Chiudiamo adesso le interviste, ci rivediamo giovedì per le prossime partite. Ciao! Passiamo ora a intervistare i giocatori dell'arredamento Cortinovis Ranica 94. Qua con noi Mirko, mentre vediamo le azioni della squadra chiediamo un commento lui su questa loro bella vittoria. E niente, è stata una partita abbastanza difficile, io dico anche per me perché è la prima partita che faccio insieme ai miei compagni, i miei compagni giocano già da parecchio tempo insieme e niente, abbiamo vinto e spero che il mister è contento della mia prestazione e niente. Ok, grazie Mirko, ci vediamo settimana prossima per la seconda partita del torneo di Madone. Ok, ciao! Yeah.